Luglio 2017, ecco, vedete la Guild delle Cherche 2017. Siamo nella valle del Gran San Bernardo. Allora, abbiamo lasciato l'alpeggio Precherche e ci stiamo dirigendo. Noi dovremo salire verso il Canalone, poi vedremo. Sul piano verso la Guild delle Cherche, ecco Carlo, il canone eseguito. Allora là vediamo il Mont Blanc con la San Bernardo, ecco qui, noi andremo alla Cherche, ecco là, ecco qua, quasi al colle, poi gireremo a destra a Guild delle Cherche, ecco Carlo, noi andremo di qua ancora. Guardate l'ambiente, qui di solito d'estate si formano dei laghetti e a dopo. Continua la gita, ecco la cima della Cherche 3018, ecco qua lo metto, là vediamo il Monte Dolen, qui siamo nella Svizzera, allora di lì c'è tutta la Val Ferret, poi ci sarà il Grand Jurage, allora. Tutta la Guild, lì dove c'è l'Artenavas, la Grand Rochère. Allora, qui sotto c'è i laghetti, siamo saliti da quella spalla. Allora, lì invece abbiamo il Mogelè con il Colle San Bernardo, il canalone dove siamo saliti noi è di lì. Allora, il tempo piegato. Arrivare qua sopra è stato di 2 ore 07. Allora, ecco qua Carlo, che saluto. Questo è il panorama, guardate bene. Bellissimo. Grand Combin. Grand Combin. Buon menù lì davanti. Quello non è il Mongelè, ma è il Mong. Come si chiama Carlo quello lì? Porco. Eh? Come? No. Mont Blanc. Ecco il Mont Blanc. Grand Combin Mont Blanc. Sotto c'è il Mont Menù. Qui c'è i laghetti estivi. Qui c'è tutte le guglie della Grand Rochère, Artenavas, Grand Creton, scalata l'anno scorso. E lì è tutta la catena del bianco. Ecco Carlo, qui sulla Le Cherche 3018, vedete lì il Mont Dolen, morti due una settimana fa. Ringrazio l'amico Carlo per questa gita alla Le Cherche 3018 in 2 ore 05, ecco lo metto e ringrazio di nuovo. Qui oggi è uno spettacolo, abbiamo trovato diversi animali ma superabili, e con questa immagine a dopo. Continuo la gita, ecco qua già il vallone della Svizzera. Lì c'è il Mont Dolent, come dicevamo, a Guild de la Cherche 3018. Ecco qua lo metto dalla cima. Allora io e Carlo, eccolo qui, siamo saliti in 2 ore 05. Allora, oggi è uno spettacolo, la grivola. Allora, il Gran Paradiso, 300, poi c'è e la Monciare, i denti del broglio, lì vado avanti, vediamo qui tutta la catena che divide la Val Viny, Planaval, allora il Gorlach, la cima di Gorlach, e qui vediamo la catena della Val Ferret del Monte Bianco,
con il Dolent Triolet. Ecco il ghiacciaio del Triolet. Là c'è il Dalmazzi. Di lì c'è, dietro che non si vede, Grand Girage, Bivacco Gervasutti. Con questa immagine, che adesso Carlo mi riprende ancora un attimo, lì c'è il Colle di San Bernardo. Allora, aspetta, allora noi siamo saliti di lì, verso di là, poi c'è un lungo canalone molto ripido, si passa sotto queste nevaie e si risale la cresta ovest. Ecco Carlo in sesta. Vieni in piedi. Ti piace? Catena nel Monte Bianco, la bellezza delle Alpi italiane. Cima La Chasse 3018. Ringrazio Carlo che inquadra di nuovo il Grand Combin e il Mont Velin. Colle di San Bernardo. Lì sotto si fermeranno i laghetti estivi. Questa immagine chiudiamo. Fase di discesa. Ecco il secondo inovaio già attraversato. Andremo di lì, poi scenderemo giù. Stanno arrivando qualche nuvola. Meglio scendere. A dopo. Facciamo il canalone. Adesso faremo sto traverso, poi scenderemo giù in diretta. Là c'è l'alpeggio, dove ci aspetta. Allora, Carlo. Fase di discesa. Ecco il canalone, abbastanza ripido. Non come il Mont Blanc, ma siamo quasi a quei livelli lì. Non proprio. Mancano 20 gradi. Ecco qui la discesa. E qui il canalone in salita. A dopo. Questa è la Guilde de la Chasse. 3018, fase di discesa, qui il canalone, prima svoltando poi a sinistra, si arriva a un pianoro e poi si svolta a destra per prendere la cresta. Guardate qui, ripido, molto ripido. Ecco qua, noi scenderemo ancora un po', adesso attraverseremo questo torrencello e poi andremo alle baite là in fondo. A dopo. Ecco la gita sta svolgendo il termine, il fondo del canalone, ecco lì tutto il canalone, siamo stati a destra della neve, abbiamo costruito una ventina di ometti, beati chi passa dopo di noi. Allora, poi si svolta a sinistra scartando quel nevaio, poi si arriva a dei nevai che si devono superare, si arriva all'ultimo colletto, si svolta a destra. La cresta è un po' delicata all'inizio, dopo si viaggia bene. E con questa immagine dell'amico Carlo, diamo appuntamento alla prossima gita.